Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald. Siamo qui con il 25esimo episodio di Forza Horizon 3. Siamo qui ancora nell'Outback e con la nostra sempre Ford Falcon GT 351. Siamo qui al festival, al sito del festival per espanderlo, perché sono venuto qui per cambiare auto, però espandiamo il festival così possiamo fare altre cose, ci sbloccherà altre gare. Andiamo a vedere questo cantiere che si sblocca, vai. Un po' di tamarraggine in più anche nell'Outback, va benissimo. Eccolo qua. We're looking at more tents, more traffic. Oh, and we regraded the roads for you. Don't want it to get too bumpy. No, no, va bene, tanto se dobbiamo fare fuoristrada devono essere sconnesse, mi scusi signorina, ma va bene. Allora, che auto ci possiamo comprare? Allora, come sapete, queste auto non mi piacciono moltissimo. Però, se ce le fa comprare una, giustamente dobbiamo prenderla. Allora, no, l'Hammer, 100.000 euro per un Hammer. Io vorrei fare una tamarrata di quelle assurde. Tipo, una di queste potrebbe essere. Potrebbe anche essere, perché sono gigantesche, una Dodge Ram Runner. Però a me piacciono anche le macchine piccole. Una Jeep Wrangler Rubicon del 2012, che poi costa anche meno di tutte le altre, mi sembra. No, questa qua costa di meno. La Ford Bronco, però già il nome è Bronco. Allora, vediamo un pochettino. Questa qui pesa 1608 kg. Questa 1874. Ah, quindi è più pesante. E allora ragazzi, io direi di prenderci una Ford Bronco, che costa meno di tutte. È bruttissima. Ha questa forma. Vabbè, 75. E la tamarriamo in maniera assurda, come solo gli australiani sanno fare. Che poi non è vero, perché lo sappiamo fare benissimo anche noi italiani. Allora, una roba brutta, deve essere brutta. Questa è proprio una cosa assurda. Scegliamoci una bella livrea. Ok, io direi di prendere questa qui, perché c'erano altre in stile RAT, tipo questa qui, questa o questa qui. A parte la Trump, Make America Great Again, bellissimo. E c'era anche questa qui, Vote for Trump, bruttissima. Però questa qui è praticamente i pezzi presi da altre auto. Cioè, tante Bronco e ogni parte ha il suo colore, che sembra un po' la Volkswagen Polo Harlequin che uscì negli anni 90. Vabbè, parliamo di robe brutte. Sì, prendiamo quest'auto. 34.000 crediti, va benissimo. Almeno facciamo un po' di fuoristrada con un fuoristrada. Anche se, come sapete benissimo, ho già detto tante volte, anche prima, non mi piacciono molto le fuoristrada così. Però queste qua ignoranti, con la scritta Ford sulla griglia davanti, bellissima, grossa. Brutta, veramente brutta quest'auto. E noi la andremo anche a tamarrare. Allora, un kit carrozzeria predefinito non c'è, quindi signori, ci sbizzarriamo noi. Via alla personalizzazione tamarrissima. Ok, allora, l'abbiamo tamarrata decisamente come prestazioni. Siamo arrivati a B623. Sarà un po' un problema perché gli altri possono arrivare fino a 700, mi sembra, con B. Però dovevamo farlo. E andiamo a cambiare qualcosa in diretta. Ve lo faccio anche vedere. Allora, questo abbassa le prestazioni, però. Vabbè, di uno. Questo le aumenta, però ha una bella barra. Va benissimo. Uno spoiler. Sì, bellissima. Bellissimo, un bel pick-up cabrio. Ok, cofano. Ah, ci mette bello, bello. Piace. Peccato che non si possa tamarrare in maniera diversa, però va bene.
Vabbè, i cerchi, vediamo un po'. Vediamo. Qualcosa di tamarrissimo. Tipo. Questi qua. Oppure. Facciamo questi. No. Più tamarro. Vediamo. Dai, facciamo questi qui. Ok. Va benissimo così. E la dimensione? No, la dimensione va benissimo. Va bene. Ok. Installiamo l'assetto. Per la bellezza di 103.000 crediti, siamo dei deficienti, assolutamente. Però lo facciamo. Ce ne hanno regalati 120.000 negli scorsi episodi, quindi noi scialacquiamo. Ok. Andiamo a farci qualche gara? Assolutamente sì. Sì. More points of interest coming through now. Have fun. Grazie. Ehi, quante ce ne sbloccano? Finito? Ok. Allora, questa l'abbiamo già fatta. Percorso sconosciuto. Andiamo a farci subito un bel percorso sconosciuto. Così. Allora, vediamo un pochettino. Ah, for sale 3.000 dollari. Bellissimo. Bellissimo, in vendita. Spettacolo. E la miseria. Vediamo un po' l'interno. Vabbè, spartana, giustamente. Vai! Cattivissima! Mamma mia, non ti. Mamma mia, abbiamo creato un mostro, signori. Con questa perderemo tutte le gare. Vai, siamo contenti così. Senti come sgomma. Ecco, non gira assolutamente. Bellissimo. Abbiamo fatto una grossa stupidata. Però se non si fanno le stupidate in sto gioco, ragazzi, dov'è che si fanno? Percorso ad alta velocità nel deserto. Andiamo a farci questa gara, vai. Esibizione. Ah, noi abbiamo anche questa, eh? Che è più potente di questa. Però guardate lì, accelerazione 9,2. Velocità 8 e 8. Vai, andiamo con la nostra Ford Bronco. Perché si chiama così? Perché quando la vedi. Basta, ti rimangono solo i bronchi. I polmoni si asciugano. Vabbè, a parte le stupidate. Percorso ad alta velocità nel deserto. Andiamo a schiantarci nel deserto. Questo vuol dire, tradotto in australiano. Vai. Guarda quel. Ecco, già partiamo storti. Ma quella era l'auto che usava Dwayne Johnson, The Rock in Fast and Furious, mi sembra. Comunque simile. Allora, non gira. Non gira assolutamente, ma siamo non primi, di più. Abbiamo sverniciato tutti alla partenza perché abbiamo tutto in accelerazione. Però dobbiamo fare le curve a 20 all'ora, va bene. Sembriamo l'italiano medio, che in accelerazione, in rettilineo, spinge al massimo. Poi appena vede una curva, rallenta, anzi inchioda e si ferma, perché non sa fare le curve. Vabbè. Se vi riconoscete in questa descrizione, sì, sto parlando di voi, eh. Quelli che. Vabbè, io ho una piccola 500 Sporting del 97, eh. Quindi proprio 1100 con 54 cavalli. Ok, alle marce corte, sfiziosissima come auto, eh. Però no, non è che vada più di tanto. È una macchinetta che sa il fatto suo, sportiveggiante, diciamo, neanche sportiva. Però quando mi trovo nelle strade dove abito, che sono strade di collina, i BMW
che possano essere serie 3, serie 5, quello che volete, Mercedes, Audi, qualsiasi macchina più potente della mia, che in rettilineo mi stanno attaccati dietro, perché comunque vabbè, io più di 50-60 non vado, non è che vado forte, ma in rettilineo mi stanno dietro, ah, fanno i buffoni, magari fanno anche i lampeggianti, no? Ti stanno attaccati, che se solo tocco il freno mi vengono addosso. Appena arriva la prima curva, parte la strada di collina, intanto qua ci schiantiamo, parte la strada di collina, basta, la prima curva li ho già seminati, perché non sono capace di guidare. E io non è che sono un sto gran pilota, però me la cavo abbastanza bene in macchina. Vabbè, l'italiano medio è così. Crede di fare il quarto di miglio, no? Solo rettilineo. Vabbè, pensiamo a questa gara che comunque sta volgendo al termine. Noi anche guidando malissimo, perché quest'auto non gira e non frena assolutamente. Ecco, abbiamo saltato il checkpoint. Perfetto. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ma neanche per sogno. Dai, dai che l'abbiamo presa. Ok. Ultima curva verso sinistra. Intanto la nostra Mauto. La nostra Mauto, cosa sto dicendo? La nostra auto sgomma anche in sesta. E non gira, ovviamente. Mamma mia. Prepotentissima, però. A noi piace così. Primo posto. E vediamo un po' quanti creditoni ci daranno. Renegade, bellissimo anche qua. 13.500, dai, va bene. Abbiamo speso 103.000, anzi 130.000. Perché tra modifico. Bellissima, non la voglio. Soldi, soldi. Vabbè. Barboni. Barbonissimi. Comunque abbiamo speso 35.000, 34.000 per l'auto e 103 per le modifiche, quindi 140.000 addirittura quasi. Va bene, andiamo a farci un'altra gara perché comunque giustamente. Lista dei desideri. Dai, facciamoci una lista dei desideri così proviamo altre auto. Mamma mia. Allora, in terza sgomma. In quarta non sgomma più, ma se facciamo le curve sgomma anche in sesta. Ok, dai, ci vediamo quando siamo arrivati. Ok. Sì, arriviamo un po' così. Va bene. Però ci arriviamo. E andiamo alla lista dei desideri. Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Andiamo ad avviare. Difficoltà media, quindi abbastanza semplice da fare. Però una NSA Venom raggiunge 402 km orari. Signori, 402 km orari potrebbe essere il nostro nuovo record. Assolutamente da fare. Cattivissima quest'auto, eh. Mamma mia. Ah, questa me la ricordo anche su Forza Motorsport 5. Non si possono fare le gare con quest'auto qui perché a ogni curva questa se ne va. Intanto mancano 500 metri. Siamo a 370, 380, 390. Eccolo qua. 403. Ragazzi, 403 km orari. Poi ci schiantiamo malissimo, giustamente. Questo perché siamo partiti con, cioè senza il controllo trazione, giustamente. È rimasta lì a sgommare per un chilometro più o meno. Guardate i freni come sono surriscaldati. Peccato che sia un'auto solo ad accelerazione così, perché in curva, almeno io me la ricordo in Forza Motorsport, come detto, e non tiene. Assolutamente non tiene la strada. Comunque abbiamo provato anche questa NSA Venom, che è una delle auto più veloci al mondo. Anche molto bella, esteticamente, perché a vedere l'estetica così, vediamo un po'.
Sì, è molto bella come auto. Bella, bella. Comunque, noi siamo qui di notte. Guardate i fari con la barra antibufalo, bellissima. E direi di fermarci qui con questo episodio di Forza Horizon 3. Abbiamo fatto una tamarrata su questa Ford Bronco del 75. E abbiamo vinto una Got that gara, ma. Sunbeam Tiger ready for you, boss. Oh, Come drive it out of here before perfetto. I do. Perfetto, quindi nel prossimo episodio forse andremo a prenderci un altro gioiello dimenticato. E comunque, dicevo, abbiamo vinto una gara, ma abbiamo visto che quest'auto non tiene per niente la strada. E poi abbiamo raggiunto i 403 km/h con una Venom. Bellissimo. Io vi rimando a un prossimo episodio di Forza Horizon 3. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un like, lasciate un commento e condividete il video. Un saluto a tutti da Asbrald.